un'area della vita in cui c'è qualcosa di insoluto per te, un'area della vita in cui non è tutto chiaro, in cui ti mancano delle risposte, e vediamo le risposte che arriveranno dai tarocchi. Quindi, ovviamente, la lettura dei tarocchi è una lettura metaforica, nel senso che ognuno dovrà poi collegarlo alla sua esperienza personale, quindi alla sua situazione personale. D'altra parte, la metafora è un sistema di comunicazione globale. Anche Gesù parlava per metafore, Gesù utilizzava moltissimo la metafora, ma non soltanto Gesù, diciamo che anche tutti, se vogliamo, i maestri spirituali in generale, utilizzano molto la metafora, perché attraverso la metafora mando un unico messaggio e questo unico messaggio può essere percepito, può essere recepito da tutti. Quindi, concentrati su un'area della tua vita in cui vorresti avere qualche informazione, in cui ci sono dei punti oscuri. Salutiamo Roxy, Gina e Patrizia. Bene, bene, e quindi adesso dobbiamo procedere alla scelta. La scelta tra il Buddha, tra la piramide e tra la stele che rappresentano i testimoni. I testimoni sono, diciamo, quello che accade, insomma, il testimone è praticamente la scelta, la sincronicità, l'elemento sincronico. Quindi scegli o il Buddha, o la piramide o la stele. Salutiamo anche Betty, quindi o Buddha o piramide o stele. E hai scelto il tuo testimone, ti sei concentrata su un'area della vita in cui vai alla ricerca di qualche risposta, che può essere una qualunque area della vita, sicuramente i rapporti sentimentali affettivi, ma anche i rapporti di amicizia, rapporti con la famiglia, che potrebbe essere con qualche familiare della famiglia d'origine, della famiglia acquisita, i rapporti passionali sessuali o sentimentali affettivi. Li slego perché, diciamo, saluto anche Anna Maria, perché probabilmente un tempo, ma neanche forse, c'era un'unione tra passionale sessuale e sentimentale affettivo, cioè si scopava solo se c'era un affetto. Adesso non è detto che sia così, quindi ci possono essere persone che hanno rapporti passionali e sessuali che vanno benissimo e rapporti sentimentali affettivi che vanno di merda, oppure rapporti sentimentali affettivi che vanno benissimo e rapporti passionali e sessuali che vanno di merda. Non è detto che siano la stessa cosa, anzi, sesso e affetto. Sono anche sesso e amore sono cose magari completamente diverse. Ci sono persone che diciamo si sposano per certi motivi o hanno relazioni per altri motivi. Quindi le aree della vita sono divise tra passione, sesso e amore e affetto, quindi potrebbero anche essere coincidenti, però questo dipende un po'. Quindi le varie aree sono, ma anche la realizzazione nel lavoro, nella vita, nel denaro, l'autorealizzazione, insomma, scegli l'ambito della vita che più ti interessa e poi quindi partiamo con il Buddha, che è la prima stesa, partiamo con il Buddha e vediamo che cosa ci dicono, quindi per l'area della vita che tu hai scelto, ovviamente, partendo con gli arcani maggiori dei tarocchi, poi vedremo anche diciamo gli arcani completi e poi vedremo anche qualcosa con i tarocchi di Lenormand, le carte di Lenormand. Allora, e adesso partiamo e vediamo che cosa ci dicono i tarocchi. Allora, tagliamo e scegliamo le prime tre carte. Allora, andiamo a vedere
Direi che le cose sono decisamente positive per questa scelta perché abbiamo la papessa, il mondo e le stelle, quindi quello che devi sapere è che per questo tuo progetto, questa tua situazione, questa tua cosa, se vuoi farla funzionare, ci devi mettere energia, ci devi mettere energia femminile, quindi l'energia femminile è l'intuizione. L'energia femminile è come possiamo dire, l'energia femminile è la creatività, affinché avvenga che il tuo progetto possa raggiungere le stelle, il tuo desiderio, desideris, la mancanza di stelle, quindi il progetto veramente desiderato, e possa arrivare al compimento. Quindi, la lettura di queste prime tre carte, se tu metterai energia e passione, energia femminile soprattutto, quindi anche creativa, potrai perseguire in piena libertà il tuo sogno e raggiungerlo. Vediamo alcune, ancora alcune. Quindi non sussistono blocchi, serve solo mettere la tua energia. Vediamo gli arcani maggiori e minori dei tarocchi di Marsiglia, che ricordo erano anche i tarocchi più antichi della tarologia francese. Scegliamo anche qua le prime tre carte e vediamo che ci dicono, vediamo cosa ci dicono le prime tre carte. Allora abbiamo il carro della vittoria e poi il 2 e il 10 di denari che rappresentano la concentrazione alla terra. Allora, quello che tu cerchi potrai raggiungerlo sicuramente come nell'altra stesa, ma devi trovare il tuo equilibrio interiore. Spesso siamo manipolati da veleni mentali, spesso siamo manipolati da situazioni negative, spesso siamo manipolati da persone che in qualche modo ci vogliono distruggere, ci vogliono rovinare la vita, ci vogliono mettere in crisi. Quindi devi concentrarti anche sulla materia, quindi porta a termine, cerca il business, cerca il money, più che la passione. In questo momento sembra che sia importante quello che è pratico, pragmatico, cioè solido, insomma, questo è il punto che devi portare avanti, perché, come dire, l'amore finisce, ma i soldi restano, direbbe qualcuno. Comunque, vediamo cosa dicono le sibille, che sono le sibille dei tarocchi di Lenormand. E mescoliamo le carte, vediamo che ci dicono le sibille dei tarocchi di Lenormand. Mescoliamo, interessanti le sibille dei tarocchi di Lenormand. Tagliamo e scegliamo le prime tre carte. Anche in questo caso abbiamo 17, 26 e 35. Bene, allora 17, 26 e 35. Il 17 che rappresenta il cigno, il simbolismo del cigno. È ben noto, la cicogna, scusate, la cicogna è ben noto perché rappresenta un arrivo, una partenza, potrebbe essere una nascita. Quindi nascita potrebbe essere nascita di un nuovo progetto, sicuramente nascita di un figlio. Se il tuo obiettivo era quello di un figlio, verrà la nascita. Se il tuo obiettivo era quello di portare a termine un progetto, ci sarà una nascita di un progetto. Se aspettavi di trovare qualcuno, ci sarà un nuovo incontro. Quindi comunque rappresenta un cambiamento, una nascita in senso lato, energie positive, e rappresenta anche, diciamo, sicuramente la famiglia, sicuramente, diciamo, tra le persone. Sicuramente una persona amante della famiglia, colta, amabile, e con tempi che vanno insomma da 20 giorni a 2 mesi circa. Poi
Poi però abbiamo il diario che è il 26. Il diario non è una bellissima, diciamo, una bellissima sibilla, perché è incerto come arcano rivelatore, perché rappresenta anche le confidenze, ma anche le incertezze, le sorprese, quindi fai attenzione che potrebbe esserci qualche sorpresa. Sicuramente la persona che scrive un diario è una persona sicuramente intelligente, però pensierosa, talvolta inquieta, malinconica. Quindi un responso, insomma, incerto, però alla fine diciamo che comunque troverai la tua ancora. L'ancora è la penultima carta dei tarocchi e rappresenta quindi la sicurezza, la stabilità, l'equilibrio. Quindi anche è un responso positivo, quindi alla fine ti dice che se supererai un po' di intrighi, hai comunque questo nuovo progetto, andrà comunque a buon fine. Andrà comunque a buon fine. Spero che si senta, ditemi se sentite. Cenerentola non sente, ma magari è anziana, è l'età, e quindi serve l'apparecchio acustico. Gli altri mi dicano se si sente. Allora, vediamo qualche consiglio. Sì, quindi si sente, quindi abbiamo la nostra Cenerentola, che probabilmente più che Cenerentola è la nonna di Cenerentola. Serve l'apparecchio acustico per la nonna di Cenerentola. E mescoliamo le carte. Sì, quindi serve l'apparecchio acustico per la nonna di Cenerentola. Mescoliamo le carte e tagliamo e scegliamo le prime tre carte per vedere un consiglio da parte dei tarocchi Zen di Osho. Allora, il consiglio è, diciamo, trova un'apertura, cerca un'apertura, evita di essere condizionata, evita di farti controllare troppo. Quindi questi sono i consigli principali che tu puoi sviluppare. Quindi, e questo è quello che ti mancava. Ma passiamo alla seconda stesa e ricordo a tutti che la seconda stesa è la stesa della piramide. Pensa a un'area della tua vita dove ti interessa ricevere informazioni, dove c'è qualcosa di mancante. Nel frattempo ti ricordo che ti puoi abbonare al canale per usufruire degli esclusivi vantaggi degli abbonamenti. Basta che vai nella home page, clicchi sul tastino abbonati, vicino al tastino iscriviti e selezioni l'abbonamento preferito. Ti ricordo inoltre che se vuoi fare una piccola donazione al canale, anche un caffè, qualunque cosa ben accetto, vai sul dollaro e clicca sul tastino e fai una piccola donazione. Bene, andiamo avanti e vediamo che cosa dicono. Quindi l'area della tua vita, rapporti sentimentali affettivi, rapporti passionali sessuali, rapporti diciamo del lavoro, rapporti nei soldi, rapporti con familiari, con amici, rapporti con l'autostima, insomma, scegliti un'area della vita e mescoliamo le carte, tagliamo e andiamo a vedere che ci dicono i tarocchi, gli arcani, il maggiore dei tarocchi. Ecco qua, andiamo già molto peggio, insomma, dipende. Allora, ti dicono, ci sarà una rottura, quindi finirà qualcosa. Il giudizio però su quello che finisce per te è positivo. E costruirai qualcosa di nuovo, quindi dovrai chiudere un ciclo praticamente. Ci sarà da chiudere una situazione affinché se ne possa aprire una nuova. Può essere la fine di una storia d'amore, la fine di un lavoro, la fine di un'amicizia, la fine di che ne so, qualche cosa che deve finire, qualche cosa che tu sai ovviamente, che tu hai scelto come parametro, deve finire. Otterrai un buon giudizio, cioè sarà un qualcosa di giusto quello che tu fai e potrà nascere un sole nuovo. Quindi è tempo di cambiare, è tempo di modificare, è tempo di guardare oltre
trovare nuovi lidi, insomma, chiudi, chiudi e poi si riaprirà. Mescoliamo le carte, alle volte non piace chiudere le situazioni, però talvolta è necessario. Mescoliamo, vediamo che ci dicono i tarocchi di Marsiglia, tarocchi utilizzati anche da Jung, tarocchi utilizzati anche da Jodorowsky. Allora, beh, abbiamo il Papa, quindi una figura di riferimento importante, abbiamo un paggio di coppe, quindi l'amore, se è sentimento, è molto così effimero, ma abbiamo anche l'imperatrice che rappresenta la stabilità. Quindi nel momento in cui tu avrai chiuso la relazione, diciamo, potrai fare degli incontri importanti con persone autorevoli, sia da un punto di vista spirituale che da un punto di vista materiale. Fai attenzione soltanto ai sentimenti, se c'è un innamoramento, perché non sarà ancora la persona giusta, non sarà ancora la persona definitiva, perché sarà, saluto Simone, perché sarà una possibilità che non ti porterà veramente grandi benefici, non ti porterà nessun risultato. Ma vediamo cosa ci dicono i tarocchi Lenormand, le sibille di Lenormand, che ricordo era l'astrologa e la tarologa anche di diciamo Napoleone I, Bonaparte. E quindi era ritenuta, diciamo, molto molto valida. Scegliamo le prime tre carte e vediamo cosa abbiamo. Allora abbiamo l'8, la bara, il 19, la torre, il 31. Qua è tornata sta torre, c'è anche la bara, quindi andiamo a vedere una per una, andiamo a vedere una per una. Sicuramente la bara, il numero 8, ovviamente rappresenta una sofferenza, un dolore, rappresenta diciamo, un qualcosa, una fine o una sconfitta, quindi viene fuori che devi chiudere, insomma. Comunque rappresenta anche tristezza, essere sciupati, depressione. Però porta anche al rinnovamento e rinascita, perché la bara sì che è una fine, è la morte, ma in un'ottica esoterica rappresenta anche una rinascita. E il 19, la torre, rappresenta un periodo difficile, l'isolamento, quindi un affaticamento, quindi una chiusura, insomma, anche in questo caso. E poi abbiamo però abbiamo il 31, il sole, e di nuovo il sole. Il sole significa che dopo questa rottura ci sarà vitalità, ottimismo, allegria, crescita, determinazione, successo, fortuna, guadagni, benessere, ricchezza, serenità, riconciliazione, fiducia, fedeltà, passione, insomma, nascita. Potrebbe essere, se nasce è maschio. Se tu aspetti una nascita, il sole rappresenta il figlio maschio, o comunque l'ambizione, un responso positivo. Quindi vuol dire che da questa rottura nascerà un responso positivo. Salutiamo anche Rosy. Nascerà un responso positivo, una situazione positiva. Vediamo dei suggerimenti, con i tarocchi di Zen. I tarocchi Zen di Osho, vediamo che suggerimenti ti danno i tarocchi Zen di Osho. Allora, pensa sempre a questa situazione, scegliamo le prime tre carte anche dei tarocchi Zen che ci dicono: abbiamo l'amicizia, porta avanti il valore dell'amicizia, non parlare troppo. E sviluppa la tua creatività. Questo è un po' il suggerimento affinché, insomma, devi chiudere questa situazione, devi chiudere, e poi una volta che tu chiudi potrai aprire, si apriranno nuove possibilità. La chiusura è fondamentale.
Vediamo la terza stesa, la stesa della stele. Pensa a un'area della tua vita, andiamo a vedere che ci dice la stesa della stele. Partiamo sempre dagli arcani, gli arcani maggiori dei tarocchi. Vediamo che ci dice la stesa della stele. Tagliamo e scegliamo le prime tre carte, vediamo cosa ci dicono. Beh, qua diciamo, secondo me sono positive perché abbiamo il diavolo che rappresenta la supremazia dell'uomo, insomma, la forza e il mondo. Quindi devi essere determinata, determinato, incontrerai persone che potrebbero apparire un po' manipolative, ma alla fine riuscirai a raggiungere, a portare a termine. Il mondo rappresenta la conclusione di un progetto. Ecco, quello che tu pensavi di voler concludere si concluderà. Devi solo avere la forza, ma la forza ce l'hai. Gli arcani, esatto, il diavolo rappresenta anche, dal mio punto di vista, rappresenta la forza dell'uomo, perché Lucifero, Lucifer, è un portatore di luce, quindi che non ha nulla di negativo, ma anche il diavolo biblico è comunque positivo, cioè il serpente, perché il serpente vuole portare la conoscenza all'uomo, quindi il superamento della schiavitù imposta dagli Elohim, gli Elohim biblici, probabilmente gli Anunnaki, così descritti dai Sumeri, che volevano comunque mantenere l'uomo in schiavitù dopo averci, tra virgolette, modificato geneticamente dalle scimmie. E quindi come simbolo il diavolo è una figura a favore dell'uomo. Vediamo quindi quali sono ancora i tarocchi di Marsiglia, arcani, quindi maggiori e minori dei tarocchi di Marsiglia. Mescoliamo le carte, tagliamo e scegliamo le prime tre carte dei tarocchi di Marsiglia. Le prime tre carte dei tarocchi di Marsiglia e abbiamo il paggio di spade, una persona molto adolescenziale, ma poi abbiamo anche il cavaliere di bastoni e abbiamo anche il 4 di bastoni sempre. Quindi diciamo che in questa tua situazione ci sarà un po' di infantilismo, ma ci saranno anche molte forze della passione, dell'istinto. Quindi lascia fluire l'istinto, lascia che l'istinto faccia il suo corso se vuoi ottenere questo risultato. Vediamo ancora le figure delle carte di Lenormand. Cosa ci dicono le carte, le sibille di Lenormand? Tagliamo, scegliamo le prime tre e vediamo che sono. Ai ai ai, e beh, insomma, non è che sia il massimo. Abbiamo il 4, il 12 e il 19. Il 4, il 12 e il 19. Non siamo messi tanto bene. Perché il 4 rappresenta la casa, che è sicuramente positivo, perché la casa rappresenta la stabilità, l'equilibrio, insomma, la famiglia, quindi anche come persona che incontrerai, una persona, indipendente, affettuosa, benefica, insomma. Quindi parti in una situazione di stabilità e poi arrivi alla torre, però la torre è un responso incerto, se vogliamo, la Torre, perché dice che ci sarà, non de de sì, avrai delle ambizioni, ma devi fare attenzione, perché la Torre può rappresentare anche un blocco, può rappresentare anche la solitudine, un affaticamento, una separazione. Quindi fai attenzione, perché se non fai attenzione, poi arrivano gli uccelli, ah, tra l'altro gli uccelli, il 12, gli uccelli che sono preoccupazioni che arrivano, liti, incomprensioni familiari, insomma degli errori, quindi sei su un filo di lana, no? Questo progetto potrà andare avanti, ma
devi soprattutto evitare di fare degli errori, evitare di commettere degli sbagli perché ti potrebbero portare delle situazioni negative. Vediamo i suggerimenti da parte dei tarocchi Zen di Osho. Vediamo quali sono i suggerimenti da parte dei tarocchi Zen di Osho. Allora, tagliamo e vediamo che ci dicono i tarocchi Zen di Osho, le prime tre carte dei tarocchi Zen di Osho. Sperimenta esaurimento e un'apertura. Allora, ci sono possibilità, devi evitare di esaurirti e fare nuove sperimentazioni. Quindi questo è il responso dei tarocchi Zen di Osho. Bene, iscriviti al canale, metti un like attivando la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. Ovviamente fai una donazione, se ti va, fai una donazione al canale. Basta che vai sul dollarino sotto il video, tastino super grazie. E ti ricordo che ti puoi anche abbonare al canale, basta che vai nella home page, tastino abbonati.